I finanzieri del Comando Provinciale di Oristano hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni immobili e immobili firmato dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un gruppo imprenditoriale che fa capo a una famiglia residente nell'Oristanese, attivo in vari settori, prevalentemente in quello del commercio all'ingrosso di alimenti surgelati. Le fiamme gialle hanno posto sotto sequestro immobili, terreni, partecipazioni societarie e relativi complessi aziendali, ma anche automezzi, altri beni di lusso e rapporti finanziari e bancari. L'attività investigativa è stata svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria sotto la direzione della Procura della Repubblica di Oristano. Dagli accertamenti eseguiti attraverso indagini bancarie e patrimoniali, estese anche ad alcuni paesi esteri, è emerso come gli interessati, grazie alla sistematica e reiterata evasione delle imposte accertate nel corso di apposite verifiche fiscali, abbiano in oltre 30 anni accumulato ricchezze illecite con conseguente tenore di vita sproporzionato rispetto ai profili reddituali dichiarati. Le aziende e i beni in sequestro saranno affidati ad un amministratore giudiziario. L'attività, sottolinea una nota della Guardia di Finanza, testimonia il costante impegno dell'autorità giudiziaria delle Fiamme Gialle nel contrastare la criminalità, anche sotto il profilo economico-finanziario, attraverso l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati.